punti a favore: la valorizzazione come parte del polo commerciale di via Castelfidardo, la navetta e la sosta gratuita il mercoledì e sabato al parcheggio delle Padane. Punti contro: la mancanza di alcune tipologie commerciali e la piazza che sarà mezza vuota ancora per un anno, fino a quando comincerà la seconda fase dei lavori al Galli. Con l'assegnazione di nuove licenze provvisorie, dal 7 dicembre dovrebbero arrivare 8 nuove bancarelle. Intanto gli ambulanti emigrati cercano di fare buon viso alla situazione. Abbiamo potuto già tracciare un primo bilancio e possiamo dire che nel complesso è positivo. Certo, ci sono ancora delle cose da migliorare, ci sono delle iniziative anche da prendere, da pubblicizzare, comunicare anche questo discorso della disposizione dei parcheggi gratuiti, del terreno gratuito, che ancora non tutte le persone lo sanno. Ci vorrà molta pazienza, attenzione, qualche investimento che in parte è già stato affrontato da tutti gli operatori di tutto il centro Santa Rita, perché qui è nato un nuovo centro che si propone di essere un'alternativa alla grande distribuzione. Abbiamo circa qualcosa più forse di 200 attività tra noi, mercato coperto e tutti i negozi qui del borgo. Non è che ci sia un gran cambiamento, di là e qua viene sempre quello. Non è che c'è. Non lo sapevo mica che l'avevano spostato. È un mese che l'ha spostato. Io sono passata per caso e l'ho visto, mi sono fermata, stavo andando a casa. È comodo lì le Padane, cioè è vicino. E gli diamo, se spende 10 euro, gli diamo il bigliettino che paghi il parcheggio gratis. Purtroppo qui il mercato è un po' spoglio, siamo in pochi banchi, se fosse un pochino più piena la piazza, penso se sarebbe stato diverso. C'è questa mancanza di gente perché il mercato è così, spezzato. Cioè quello delle scarpe non c'è, cioè uno dice: vado qui, poi devo tornare là per trovare qualcos'altro. Però stiamo bene perché qui c'è aria, c'è spazio. Poi siamo in città, insomma, questo ci piace. Però dai, fanno sia di qua che di là. Qui c'è il mercato coperto, che quindi fanno anche spesa. Nel contesto controllano e guardano anche qua.